entrata dell'Inter in tunnel. Il tiro in porta! È il vantaggio dell'Inghilterra. Un'invenzione del suo trequartista, chiamato dai suoi tifosi Chicco, trova il gol dell'1-0. Non intercetta il tiro. Improvviso la formazione inglese si fa trovare pronto. Massimo Foglietti tra i pali, attenzione la spizzata, e stavolta il portiere non può farci nulla. Raddoppia l'Inghilterra quando siamo al 10° minuto. Avanti allora la formazione britannica. Rimessa laterale Inghilterra, che trova il terzo gol con la doppietta di Matteo Rigon da palla inattiva. Pericolosissimo questo ragazzo, centrale di difesa, ma oggi anche bomber inaspettato. 3-0, 13° minuto, partita già indirizzata dalla squadra ospite. Vantaggio, l'Argentina gira con calma. Vediamo ancora se troverà qualche tipo di spazio, forse sì, sul numero 3. Contropiede a sorpresa degli inglesi, velocissimi. Il tiro, bucato ancora. Ancora Foglietti, serata non facile per lui. 4-0 Inghilterra, neanche il time out ha servito ai sudamericani per rimanere in partita. Altra grande azione dell'Inghilterra con il solito trequartista, il solito Chicco, che però non riesce a centrare lo specchio della porta stavolta. Rimane lì, tenta la conclusione Inghilterra dopo che il 9 di casa non è riuscito ad allontanare. Buona l'idea e ottima la parata del portierone argentino. Finisce ora il primo tempo sul risultato di 4-0 per l'Inghilterra, straripante nei primi minuti, compattissima, non ha lasciato alcuno spazio per un'Argentina che dal primo all'ultimo minuto ha provato a impostare senza mai riuscire a creare nulla. E allora meritato il vantaggio degli inglesi, perfetti in ogni contropiede. Finisce 4-0 il primo tempo, tra poco per il secondo. Si inserisce il giocatore argentino su una rimessa volante. Arriva Fabrizi con la nuca, riesce a trovare il gol del 4-1 che dà un minimo di speranza in più ai suoi. Non è ancora finita, c'è tutto il secondo tempo davanti. 4-1 Argentina Inghilterra. Filippetti, buona l'imbucata per il compagno, grande parata di Venditti, grandissimo riflesso, 1-1. Attenzione Filippetti, va giù in area, l'arbitro non c'è nulla, si gioca. Buona la chance qui per la squadra di casa, per l'Argentina, e poi l'arbitro non fischia questo calcio di rigore. Gioca velocemente il pallone sulla fascia sinistra l'Argentina, poi ricomincia da dietro. Buona l'imbucata, Filippetti carica il tiro, salta un uomo alla fine, mette in mezzo, non trova deviazioni, peccato perché se n'era andato via bene sulla fascia. Contropiede velocissimo, 3-2, Chicco sbaglia l'appoggio, la palla gli ricapita addosso, può concludere la triangolazione, sbaglia clamorosamente l'Inghilterra, ma riesce dopo un inizio di secondo tempo non così lucido, questa azione ne ha la conferma, riesce comunque a mettere la palla dentro con Fabrizio Fantini con la numero 10, 5-1 inglesi. Filippetti andrà anche alla battuta del calcio di punizione, allontana della calce, che comunque lì vicino a lui con la mano numero 3, ma è evidente che partirà lui, parte in effetti Filippetti e trova il gol del 5-2 con una bella punizione a giro. Una ripartenza veloce dell'Argentina, fulminante, e trova il gol con Panteri, che bolide sul primo palo che batte il portiere Venditti. Molto bene la palla all'Argentina ora con della calcio in avanti,
risponde col numero 2, palla che rimane lì in aria, l'arbitro non c'è nulla, poi c'è un fallo in attacco, l'arbitro ammonisce, tira fuori un cartellino, è il secondo giallo per della calce, che allora lascia il campo. E un minuto di recupero se n'è andato. Fantini scarica per il compagno Tio. Che precisione nell'angolo. 6-3. Inghilterra che in superiorità numerica 8 contro 7 in questi minuti di recupero mette un ulteriore punto esclamativo sul match, 6-3. Non manca un minuto alla fine. 3 tra Inghilterra e Argentina. Sono gli inglesi a vincere un match che li ha visti entrare molto solidi in questo primo tempo, calare leggermente all'inizio del secondo, ma senza mai farsi recuperare, senza mai farsi rimontare. Hanno dovuto mantenere la concentrazione nel finale, hanno guadagnato la superiorità numerica e sono riusciti a chiudere anche il match con il gol del 6-3. È tutto dal Galizia Stadium, una buona serata.